Io andrei a fare la lore principale adesso, So voi ragazzi, ma secondo me un'ora e 43 tra bestemmie e riscaldamento potrebbero essere più che sufficiente. Torniamo a Midgard e vediamo the end of this game. This game, ho detto this game, dai. Dai. Piccolo portale per l'entroterra sardo. O ligure, o campano, o guazzabugliesco. Aspettate un attimo. Capo, scusami per il disturbo, ma sono qui a ricordarti, a parte un like e un commento che fanno veramente tanto piacere, a iscriverti al canale. Una quantità assurda di persone guardano questo canale e non ne sono iscritte. Quindi, dato che suppongo non vogliate perdervi nulla, iscrivetevi che fa veramente tanto piacere e non vi perdete alcun tipo di video. Buona visione! Ok. Dov'è il ponte per Terabithia? Eccoci qua. Allora, andiamo a vincere ciò che ci spetta, ovvero vinceremo. Aspettate, che mi è arrivata una notifica. In che senso Dada è morto, ragazzi? Mi è arrivata una notifica. Dada è morto. Può essere, vi risulta a voi questa info? Vi risulta questa info, ragazzi? Godo, ok, allora mi sa che è vero. Ci tenevo a farvela presente. Ok, ok, ok. A posto, raga, scusate, mi sa che il bollettino era un po' in ritardo. Il mondo. Allora, io devo andare in acqua. Deve essere da qualche parte nel tempio. Ma di qua? Ma è qua sotto, tipo, è qua a destra. Mi sa che... It's down here. It's down here. Down here vuol dire qui sotto. Non è ovviamente utilizzato come... come insulto o qualcosa di analogo, O di onnivoro. Ma io non sono mai stato su questa enorme statale. O sbaglio? Mai stato qua io. Eccola lì. Ma in fondo cosa c'è? È il serpente del mondo, zi. Quello che muore Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon. 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 Chi sei? Ma bro, ma è lunghissimo sto posto. Ehi là! Non ti aspettavi che qualcuno fosse così paziente da raggiungere, da arrivare fino a qui, Ed è qui che ti sbagli, non conosci Poli probabilmente, del Poli Quiz Show! Forziere d'oro comunque, Il cui interno ci saranno 100 monete di cobalio. Interessante pomo questo. Probabilità bassa di attivare un vantaggio. Che causa? Un'esplosione incendiaria che reca danni da fuoco a tutti i nemici vicino ad ogni colpo con le lame a segno. Bro, ma perché io non sto equipaggiando questo manico? Ah, perché questo mi dà runico. Bro, ma questo qua ogni volta che colpisco esplodono le lame, tipo. Sai che secondo me questo è un contentino? In realtà c'è altro? Ok ragazzi, e allora torneremo di là in barca che è più veloce. Marek, grazie per la tier 1, cantante lirico, grazie Marek!
Spendi addirittura 3,99€ per me. Ma sei veramente un coglione. No, grazie Marek, benvenuto nel canale. Ovviamente ricordando sempre a tutti che se volete con Amazon Prime la sub è gratis. Non vi ciucciate le pubblicità che in questo periodo sono veramente tante. Stai zitto. Potete giocare su startup.it, supportate il sottoscritto e perché no, talvolta si va a lettucci. Su. E se vivi tanto a lungo da cambiare vita più volte, ti troverai in un posto come questo. Al mio arrivo, decisi di mostrare quanto valevo a Odino, che conoscevo di fama, donandogli una cosa che sapevo essergli gradita. Il cazzo. Ah, pozzo, ho sbagliato, pensavo che... In realtà era un pozzo pieno di funghi mistici. Ah! Le visioni anche a un dio. Porco dio. Ne rimase molto colpito. Ma letteralmente drogato... Non so cosa vide esattamente che lo spinse a tentare di cavarsi gli occhi. Per fortuna riuscì a fermarlo in tempo. O te la posso raccontare più tardi. Ma che vuol dire sta cosa? È qua? No, è di là. Ok, confermo, 7 annunci sono troppi. Neville, sono lo stesso minutaggio che ho da ottobre. Sono sempre quelle, ragazzi, le pubblicità. 9 minuti ogni ora. Perché adesso ne vedete di più? Perché, come ho già detto, a gennaio gli annunci pubblicitari erano molti meno perché non vi erano aziende che stavano investendo sulla pubblicità di Twitch. Adesso che lo stanno facendo, voi state vedendo pubblicità perché ci sono aziende che stanno investendo sulla pubblicità di Twitch. Questo è il motivo per il quale non... Adesso vedete pubblicità e prima invece no. Non è stato aumentato il minutaggio, è sempre quello. 9 minuti ogni ora. Cos'è questo posto? Fratelli, che è sto posto, fratelli? Grazie, Katu, per la conversione del Prime. Va bene, boh. Grazie, Katu, un bacio enorme. E grazie a Rufus. Ciao, Rufus. Il miglior sostentatore di Paolo di sempre. Ciao, Rufusante. Ma quello lì ero io o era... mi figlio. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma sala perché viaggio... il suolo è sul soffitto? Oh oh. Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. What? Ah sì, ci sono tutti i mondi sotto sopra. Scusate se sentite il microfono laggare, ragazzi. Non so che cosa stia facendo a contrasto, lo sento anch'io, eh. Scusate, ma che cazzo devo fare? Interessante. Minios, grazie per la tier 1, amore. Benvenuto. Ciao, Mini. Ma dov'è mio figlio? Perché non mi fa parlare con mio figlio? Ah. Lassù, Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Jotun. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. Oh oh. È Jotunheim. Ma scusa, ma... è quello la cui torre era dimenticata per sempre? Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Tyr deve aver fatto per loro qualcosa di grosso. Di qua cosa c'è, capo? Un forziere. No, il proseguo della storia. Interessante. Grazie Massimo per i beat. Mi spieghi il medagliere? Allora, non è il momento esatto, però semplicemente da lunedì chi vince... No, raga, però io devo andare di là. Vabbè, semplicemente da lunedì che viene rilasciata... cioè che la Kaizo V diventa ufficiale, eccetera. Chi vince si porta a casa una medaglia, raffigurante il Pokémon che ha vinto. Se vuoi dettagli aggiuntivi, dato che adesso stiamo facendo God of War, non voglio dilungarmi perché ci metterai 5-6 minuti a spiegare tutto benino con le foto, eccetera. Ne parliamo domenica che vi rivelo anche che cos'è il medagliere. Questi chi sono? Raga, il microfono sta andando a puttane, ma lo sento che non sta andando bene, eh. Mi sa che c'ho qualche cavo che tira. Mi sa che c'è qualche cavetto che sta tirando.
Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Leggi un po'. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. La colpiamo, vero? Ah no, si può andare qua. Perfetto. Si muove. Cosa si fa? Tutto qui. Ah. Lui ha direttamente sollevato tutti i regni. Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Ah. Senza di esse possiamo capovolgere il tempio. E vai. Ora che si fa? Mi chiama. Come fanno a considerare? Cioè, io devo veramente girare l'ingresso al mondo? Oh oh. Oh oh. Qualcosa. Oh oh. Bella, regà. Va bene, non credo che siano stili. Ragazzo, sulle statue. Ho visto. Dice vuoto. Sinistro. Vai. Vuoto. Leggi. L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Oter. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Ti rendi conto? Capovolgere il tempio per entrare. Logica ineccepibile. Cioè, quanto è forte un uomo? Boh. Chissà che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni. Già. Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Cioè, io devo girare una sala che è collegata a 9 mondi? Si girano anche 9 mondi? Va tutta a puttana. Ehi là! Oltre il mito. Un altro qui. Chi sono? Si chiama Bergelmi. La mamma mi aveva detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. È morto, ma non è stato ucciso. È morto di vecchiaia. Vogliono di vecchiaia? Forse, sebbene sia raro secondo le leggende. Ha dato origine a questo albero lui. Il re dei giganti. Altre trappole mortali. Opa là. Ah, non me l'aspettavo questa. Oh oh. Per farti perdere questo. Oh oh. Non me l'aspettavo. No, alzati. Non me l'aspettavo questo, ragazzi, onesto. Ho capito dopo come erano fatte. Ok. Cioè, sono un insieme di ingranaggi, ok. Altre trappole mortali. Ho sbagliato. Perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi per un po'? Per farti perdere questo. No. La stai godendo, non è vero? Le devo disallineare tutte? Pazzesco. Ah.
Ah, ma devo andare per forza in ordine. Sto riflettendo. Ok, bisogna disallinearle tutte. Fatto! Non ho balli! Ok. Ok. Chissà se c'era un altro modo anche di farlo oltre al mio. Ma ormai è troppo tardi. Prestare questo un attimo, caro. Molto difficile. Il mio acume mi ha aiutato. Fai quello che devi, fratello. Il mio acume mi ha risolto anche questo incredibile dubbio difficile. Pezza catena, dai. Rabalta Tempio. Madonna, quanto cazzo è forte Kratos, madonna di Dio. Cioè, sta per rabaltare un tempio, bro. Ma ti rendi conto? Devi essere pronto. Beccati questo. Non sono pronto. Belle le trappole così. Rabaltare è così in italiano, ragazzi, rabaltare. Cioè, da noi è rabaltare. Tempo.
Non me lo fa prendere. Perché non mi ha fatto fare la combo? Testa scoppiata. Altri a sinistra. A parte che quella è destra, caro. Ancora no, scusa. Ehi là. Finito? Sì, dagli una lezione. A posto. Bene, mi sa che adesso ci saranno altre trappole dove dovrò dimostrare il mio intelletto, ragazzi. Lei rabbonirà. Siamo freschi. Ma aspettano solo noi. Finché gli dei rabboniranno. Andiamo. Ah. Oh oh. Buon animato lui, mi sa, eh. Posto. Ora c'è l'altra catena. Oh, basta essere molto veloci. Qua un errore che potrebbe fare una persona non molto astuta è quello di bloccare le asce così, di bloccarla. Il problema è che questo fa veramente peggio, ragazzi, ok? Quindi se giocate a questo videogioco, siate acuti e non rovinate la trappola. Che toccare questa trappola la rende una trappola. Pensate oltre, non fermatevi a come posso schivarla, perché la state già schivando. Un altro tipo. Variare è importante. Akume! Oh, Poli, Poli, Poli! Grazie, Kvoling Yong! Grazie mille per il Prime, amore mio, benvenuto! Grazie mille, amore mio, grazie mille, Cuovo, e grazie a Sere per il mese più importante per Usegond! Bentornato! Armatura d'attacco favorevole favorisce potere runico. Come l'impressione, ragazzi, che questo oggetto mi serva. Ok. Ora vediamo, Quanto odio questa parte. Lo so. Bene. Bene. Capite come funziona? Avete capito come funziona? Ok? Avete capito la meccanica? Spero di sì. Siamo così vicini, incredibile. Si va a letto. Non ne ho mai dubitato. Vero. Lasciali in pace.
Az? Direi che non si riferisce a noi. Az? Leave them alone. Left them. Chissà se è live o left. Lola, sta arrivando la mamma adesso e ti porta a fare la cacchetta nel tuo gran culone. Simbolo della ricompensa. Ehi là, questo sembra sborrico però, eh. Della ricompensa sembra forte, invece mi sa che è una merda. Disprezzo, coraggio, coraggio. Ricompensa mi dà 3 e 7. E anche questo 7 e 4. Mi sa che è una merda. Quando si para un colpo, aumenti i danni di stordimento inflitti. Poi devo fare un mega upgrade al mio equipaggiamento, magari in endgame. Tu dici, poi li potevi farne a meno. Ma io so che già che non perderò mai vita nel prossimo scontro. Per questo l'ho utilizzato, per fare in modo che il mio PC non debba caricare dei pixel verdi. Spacca su tutto, rabalta tutto, Dubono. Rabalta tutto. Eccoli che arrivano. Oh mio Dio! Porco Dio! Ammetto che doppio figliolo al prodigo è interessante. Caccia la madonna. Dai, non morire adesso che faccio la figura di merda, se no, eh. Certo che due viandanti, però non me l'aspettavo, eh. Al tuo via. Non sono pronto. Ho sbagliato tasto, ragazzi. Non ancora. Ma come ancora? Non vale! Di una ritirata tattica. Ma poi non mi hanno dato cure i bastardi? Molto male, ragazzi, mi sa, eh. Ok, allora. Ok. Ok.
Che cazzo, però non vale. Ora non posso. Ulferdo. No, rolla! No damage. No damage, raga. Cioè, in realtà non è vero, no. Madonna, che culo stretto che ci ho avuto questi 60 secondi, Madonna santa di Dio. Raga, stavo noi in punta di piedi, di più. Bene. Un esercito di statue. Un esercito di statue. Non credo che siano in grado di tornare in vita, se è questo che ti preoccupa. Tyr diceva che nel suo mondo di pace gli unici soldati sarebbero stati delle statue. Gli dei lo benedicano, ma quel figlio di buona donna faceva sul serio. Che figo, un esercito di statue solo per aver l'esercito. Cazzo. Che figo. Comunque Tyr è mio padre, è un grande gigante al momento. Se non dovesse funzionare, ricordate, Tyr aveva un buon motivo per creare questi ostacoli. Tenne Jotunheim fuori dalla portata di Odin. Eh già. Ma il mondo non è in pace. C'è un motivo se no, non siamo andati lì. Ora lavoriamo tutti insieme, uniti. Ecco cosa diceva la runa sulla porta per questo luogo. Siamo sul cammino di Tyr. Effettivamente, cioè, mi sembra che sia piuttosto disincentivato ad andare in questo posto. Usa le gambe, fratello. Lui lo sa. Cerco solo di aiutare. Rabalta il tempio, dai. Obiettivamente questa cosa è non ha senso, ma non è possibile. Cioè, non è bruta sarà la risposta a tutto. Sarò lieto di stare dalla tua parte, fratello. E poi non siamo morti, il che non è male. Là, a sinistra. Penso che da lì potremmo arrivare alla stanza del viaggio tra i regni. Beh, cioè, boh, ma lo vedi, Mimir? Sei preso esagerato, Kratos. Gli ostacoli sono delle prove per verificare che noi siamo in grado di batterli. Saremo anche in disaccordo, io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. La forza della team. Ecco perché ce la faremo fino a Jotunheim. Oh, hai sentito? Poli. Il ragazzo ha trovato il suo equilibrio. Cosa significa? Significa che sei saggio, Atreus. Ed è bello sentirti così. Si va a letto. Grazie, Dio povero. Grazie per il mesimo importante. Grazie, Dio. Ma noi siamo sotto sopra, quindi. Cioè, l'unico modo per andare a Jotunheim era girare il tutto. Era accedervi all'opposto. Che il tempio andava capovolto. Guarda, quell'albero a testa in giù. O siamo noi? Non lo so più. Ma che figata, però. Quindi l'accesso a Jotunheim si ottiene tramite questa runa.
girando il tempio. E ci ribadisco, perché Tyr ha fatto tutto sto bordello per tenere la gente lontana da Jotunheim? Ci sarà un motivo, immagino, no? Pianta coltello. Ragazzo, pianta coltello. Pianta coltello, dai. Spara freccia, pianta coltello. Eccola, The Black Rune. Allora, che cosa abbiamo? Una specie di pietra del viaggio. Fammela vedere. Per la grande Audumbla, questa è la pietra dell'unità. Azzer. La conosci? Non ero sicuro che esistesse. Se Tyr la possedeva, si spiega come potesse visitare tutti i regni e altre terre, per di più. La conservava nel pannello rubato da Odino. Sì. Sì, è così, ho capito adesso. Ritraeva Tyr che camminava nel regno tra i regni. Sai che non si deve deviare dalla retta via? Beh, Tyr seguiva sempre una strada tutta sua, se capisci che intendo. Il regno tra i regni. Oh, Poli. Quindi lui l'ha tenuto lontano per fare in modo che Odino non ci accedesse? Ed è il regno tra i regni. Grazie, Desle, grazie per il nono. Scendeva da un ramo dell'albero del mondo. E pensi che allo stesso modo potremmo raggiungere il sentiero per Jotun? Sì. Oh cielo, era questo che avevi in mente, vero? Grazie mille, Desle, grazie per il nono. Leo, grazie per il settimo. V più uno, va bene, in realtà è V più due, ma va bene. Grazie a Barney per il terzo, solo per la Kaizo V. Godo, cazzo, godo. Ragazzi, se volete abbonarvi in questo momento c'è anche un bel live train. Se volete supportare il canale sapete che fa veramente tanto piacere. Ricordo sempre che quell'abbonamento, zero pubblicità, Startup B, gruppo Telegram, un po' di vantaggi, si va a letto. Ora fatemi giocare. Io la mia parte che considero lavoro l'ho appena fatta. Vediamo se c'è upgrade. Quell'espressione da rincitrulliti. Armatura braccia. Che però non è equipaggiato. Pomo lame. Non li posso. Madonna, raga. Mi mancano una valanga di item. A proposito di item. Aspetta che c'è Gloria. Amo, vuole andare immediatamente. Sì, intanto mangia questa bruschetta. Intanto mangiamo la bruschetta, dai. Vuole andare giù da due ore, Poletta. È stata tanto brava. Eccomi, ragazzi. Gloria mi ha portato il cibo all'interno di una scatola. Cibo in scatola. Allora. Stavo dicendo. Pompa attacco ad area, dai. In realtà c'ho una valanga di exp per pompare anche altra roba, però va bene. Però va bene. Aspetta. Cosa mi sfugge? Se stai pensando di scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Non era un'idea tua trovare la propria strada. Ridicolo. Grazie mille Krilik, grazie per il Prime, proprio quello che dicevo quando si busta un hype train questo. Grazie caro. Direi che... sì, adesso la sta andando giù, è molto contenta ragazzi, voleva cagare da due ore, portate pazienza qualche secondo. Signori miei, si va proprio nel puzzo. Dove Tyr andò oltre e la pietra dell'unità lo protesse. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora, è stato un onore.
Abbi fede, testa. Ma è incredibile! Pensavo ci sarebbe stato un ponte! Oh, perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso. Guarda. La torre. Sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico. Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La scagli via nello spazio tra i regni. Tyr, vecchia volpe. Porca puttana, ma Tyr... Ma no, non si passa per Vanheim per arrivare alla vetta di Midgard. Ma come lo usiamo? Direi di dare un'occhiata dentro. Ma attenzione. Le sfide di Tyr non sono mai facili come sembrano. L'avevo notato. Ma Tyr è incredibile. È fantastico Tyr. Grazie Krilik, grazie veramente per il Prime, amore. Benvenuto, caro. Mi fa molto piacere. Torre di Jotunheim. Apriamo porta. Non c'è molto dentro. Il piedistallo. Oh oh. Mi sa che... Ma cos'è? Mi sa che perdono cazzi, eh? Se mi fulli la vita e la rabbia... Mi sa che... Godo perché si combatte, ma non godo perché mi sa che c'è qualcosa di incazzuto, eh? Oh no, ha preso la pietra! La torre assorbe l'energia della pietra. Sta succedendo qualcosa. Si muove. Si muove. Sa cosa fare. La pietra è servita al suo scopo. Stiamo compiendo l'incantesimo di Tyr. Ora che succede? Non ne ho idea. Ma dopo quel volo sono certo che il peggio sia passato. Eccoci. No, no, questo è decisamente peggio. Dietro di te. Cazzo, ma sono di tutti i regni! Vengono da tutti i regni! L'ho sentito anche! Dietro di te, occhio! Attento dietro! Occhio! Dai, era partito l'attacco di merda! Quanti game volì? Quanti ne volete mandare? Oh cazzo. Ora dove siamo? Oh, direi al fai. Oh cazzo. Oh merda. No, scusa. Non erano tutti i regni, era solo un regno quello. Madonna, tanti elfi insieme così sono brutte cose. Dietro di te, attento!
Sì, bro, ma è finito mezz'ora fa, però. Mannaggia la madonna, no, che non va bene, zì. Sono piccolo Les. Merda. Sono fortunato. Dio buono! È stata dura. Dove credi che ci porterà? Porca madonna. Non lo so. Oh mio Dio, il Faim. No, siamo di nuovo a El. Oh cielo, arrivano. Ma scusate, raga, ma... Oh mio Dio. Non serviva, però ormai era partito. È stato sufficiente. E adesso andiamo a Melfestilm, Dio bono. Oh cazzo. È qua col ca. Melfestilm, sì, non Muspelheim. Oh oh. Ah, sono due. Ah! Bella, bro. Mi servi te, caro, Sì, bro, però la mia interfaccia, Dio bono. Ah, scusa. Nemico ucciso. Chi è il prossimo, Dio bono? Ci siamo fermati, credo sia finito. Sì, ma dove siamo? Bellino questo. Però è molto difensivo e poco dannoso. Non fa per me. È andata abbastanza bene, dai. Ho perso la pietra della resurrezione, ma è andata abbastanza bene. Il ponte. Ce l'abbiamo fatta. La torre è di nuovo al suo posto. Abbiamo riportato la torre, dov'era? Il viaggio di Tyr ci porterà a Jotunheim. Come l'ha fatto Tyr? Odino sospettava che i giganti custodissero in segreto i resti dell'essenza creativa primordiale degli Jotnar, ciò di cui sono fatti tutti i regni e da cui è stata creata la pietra dell'unità. Dovevano essere disperati se si erano fidati di un estraneo come Tyr. Assurdo. E guarda, finalmente possiamo accendere i bracciali e vedere cosa accade. Vero. Un altro nome. Gondul. È come se fossero diventati un monumento alle Valchirie. No, è un monumento alle Valchirie. Ah, è qua.
Ok, qua l'ascensore. Az, e scusami, e mo? Mi sfugge però. Ah, noi adesso accediamo al Bifrost per andare a Jotunheim. Visto che abbiamo riportato lì la torre, il Bifrost può collegarsi alla torre. E quindi TP a Bifrost. Azza. Quindi andiamo a Jotunheim ufficialmente. 100% via di Jotunheim. Certo, a voi due piace fare casino. Sì, abbiamo appena scombinato un po' i mondi. Lascia fare un attimo. Esci un attimo. Azzer. Non so cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare a suo vantaggio. Certo. Eccolo. Oh oh. Quello non è mica il segno. Ma non è mica la runa. Della strega, quella lì. Nilf, Muspe, Vanheim, Jotunheim. Ci siamo. Amen. Andiamo. Amen. Amen. Io voglio vedere Jotunheim. Tutto il cazzo di gioco mi parlano di sto Jotunheim. Show me Jotunheim. Aspettate, non funzionerà. Perché no? Manca il cristallo del viaggio. Ir avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. Ma tu hai gli stessi occhi? Azza. Un occhio, uno solo. Odino mi ha cavato l'altro proprio per impedirmi di viaggiare. Scusate, pensavo avrebbe funzionato. Che ne ha fatto Odino del tuo occhio? Se l'è tenuto. L'ha nascosto da qualche parte, temo. Siamo arrivati fin qui. Troveremo un modo. Ascoltate, è un azzardo. Ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Azze. Dobbiamo recuperare un altro occhio di giganti. Oh, impossibile arrivare a Jotunheim, dio bono. Ragazzi, ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Oh. Mi dispiace. In effetti Odino mi chiese... Oh! Che cazzo c'ha? Voleva che ricostruissi... Perché vomita? Me lo fece vedere e io... Ah, perché gli fa cagare. Scusate. Perdonatemi. Non è stato molto utile. Beh, sai, fu quella volta in cui Odino mi venne a cercare per costruire una statua con uno scomparto nascosto. Nel culo gliel'ha messo, non ci posso credere. Si trattava di armi e gli Aesir non erano altro che un mucchio di stronzi imbutterati, anch'io rifiutai. Ma so che venne costruito lo stesso. Che statua era? È quella di Thor, quella nel lago con gli attributi in mostra. La statua mangiata dal serpente. Azz. Ora va meglio. No, devo entrare nel serpente? E come facciamo a guardare dentro al serpente? Dentro? Oh no! Bro, devo entrare... Andiamo a vedere che cosa ne pensa il serpente del mondo. Ma non so se mi darà il concesso di entrare dentro di lui. Ragazzi, non so cosa ci riservi il futuro. Ma ora è il momento giusto per preparare al meglio l'equipaggiamento. Ah. Se dovete fare qualcosa, fatelo adesso. Ah. Io ve lo consiglio. Allora entrate o no? Piuttosto diretto, oserei dire. Il tuo sorriso è un'arma vincente. Ma perché rischiare? Oh, Poli. Dei leggeri upgrade non costano molto.
me li posso permettere. Oh, poli, poli, poli. Ok, pietra della resurrezione, la top. Sì, quella è questa, ecco perché ho poca vita. Perché questa pietra fa questo, ok. Oh, poli, poli, e però qua... qua io rimarrei così, che mi piace come siamo messi. Ok. Dove eravamo rimasti con quella cosa? Posso usare... no, perché è qui, ok. Io mi auguro che, fatto il serpente, prima della boss fight finale ci sia un altro momento di equipaggiamento. Se no, al momento ho equipato al massimo quello che mi piace a me. Poi in realtà ho proprio oggetti di livello basso, perché questo è l'unico, tra virgolette, buono che ho. Però è anche vero che tutti gli altri mi fanno cagare come statistiche, quindi... piuttosto di statistiche a caso, meglio poche ma sensate. Dobbiamo chiamare il serpentone. Lokonlen! Che è letteralmente mio fratello di sangue. Grazie Alessio per il Prime, penso rubato a nostro padre, quindi grazie a mio padre. Grazie a Garoy Falco per il settimo mese, che bella Gabrione. Grazie a Benny per il Prime, benvenuto Benny, grazie per il supporto, amore mio, un bacione mastodontico. Grazie a Cave per il Prime, benvenuto anche a te, caro, grazie mille per il supporto. E grazie a Mr. K per i 16, Polisuca, va bene, caro. Un bacione, un bacione. Chiamiamo Serpenton. Poi la testa non si sa con quale ossigeno, ma va bene. Vabbè, sì, dalla trachea vuota che ha qui. Si va a letto. La statua è scomparsa? Lui pensa che sia ancora nel suo stomaco. Ha aperto le fauci perché entriate dentro la bocca per dare un'occhiata. Davvero? Comunque, neanche lui ne è così entusiasta. Ho capito. Ho capito. E allora entriamoci dentro questo serpentone. Madonna, ma il serpente è MVP. Lo facciamo davvero? Ci faremo inghiottire dal serpente? Puoi non venire. Io non me lo perdo di sicuro. Il serpente comunque è MVP totale, cioè... aspetta, dov'è la nave più vicina? Merda, il serpente è veramente devastante. Eccolo lì. Sicuro che sia una buona idea? No. Proprio no. Penso che nessuno ti dica che questa è una buona idea, sai. Fratelli miei, sono stato in tanti luoghi strani, ma questo non scherza. Sì, neanch'io sono mai stato nella pancia di un gigante. E tu? Non di uno che non volesse mangiarmi. Eh già. È una sì. Prevedibile a questo punto. Ci siamo. Sì, ma la luce... sì, vabbè, lui si è inghiottito mezzo oceano. Sì, ma bro, ma... si scioglie il remo. Ma... il ventre della bestia. Sognavo spesso di essere mangiato. Dei sogni non bisogna. Non ho paura. Mi ha solo fatto ricordare come mi sentivo quando ero bambino. È perché adesso c'ha 40 anni, troviamo la statua.
Io sono curioso di sapere. No, guarda, non mi faccio domande. Siamo dentro il serpente del mondo. Di quanto pensassi. Ricorda la birra allerica che fermenta. È piacevole. Bello. Sei così strano. Cosa c'è laggiù? Ah, qui l'acqua sembra che bruci. È acqua, non è vero? Sì, più o meno. Dobbiamo attraccare qui. Ecco il martello. No, non dobbiamo attraccare qui in realtà. Attracchiamo qui solo per comodità, ma non dobbiamo veramente attraccare qui, Belli i pezzi che sguazzano nella merda. Sì, ma comunque non c'ha organi lui, è un involucro vuoto, ma va bene. Lui è un involucro vuoto. Vabbè, sì, ma non è possibile. Vedo qualcosa là. Si è avvicinato abbastanza, ma forse io devo farlo. Perdonami, E adesso? Cazzo risolto. Dico se sì, fosse lei più vicina. Se fosse più vicina, mi hai fatto capire subito qual è il problema. Di là. Si è mossa prima di raggiungerla. Ma grazie mille Nacho, grazie per l'ottavo mese, more. Ciao Nacho. E grazie a Cri Lambo per il nono. Ciao Cri. Grazie, more. Ma sai che bello se qui dentro trovo un corvo di Odino? Mimir, dove avrà messo il tuo occhio, Odino? Non lo so, mica posso vederci da quell'occhio. Sarebbe assai anomalo, no? Scusa. Di base gli ho tirato una sciata al basso ventre, no? Ma piccolo forziere, lo prendiamo. Fa male non fa. Trova. Sì, è un occhio. Forse dovrei piantarmelo in testa per non perderlo. Piano, dai, piano. Ma così? Già trovato? Facile? Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva. Non penso sia così facile, A me puzza. Puzza qualcosa qua. Ma che cazzo è quella? Una testa?
Mmm.